Buongiorno, Filippo Diodovic dalla sala operativa di IG. Mercati azionari poco mossi, nonostante le tante cifre macroeconomiche pubblicate in mattinata. In Italia il PIL del primo trimestre ha evidenziato una crescita dello 0,2% su base trimestrale e dello 0,8% su base annuale, ben inferiore alla media europea. Solamente la Grecia ottiene un risultato peggiore dell'Italia. Eurostat ha infatti annunciato che il PIL del primo trimestre è salito nell'Eurozona dello 0,5% trimestre su trimestre e 1,7% su base annuale, confermando le stime preliminari. In Germania l'indice ZEV sulla fiducia degli imprenditori tedeschi si è attestato a 20,6, superiore rispetto ai valori del mese precedente ma inferiore alle aspettative fissate a 22. Tesa ora soprattutto per i dati macroeconomici del pomeriggio negli Stati Uniti, cifre sul settore immobiliare e sulla produzione industriale che, dopo il deludente Empire State Manufacturing di ieri, potranno dare ulteriori indicazioni sulle prossime mosse della Federal Reserve, visto che sono saliti i dubbi su un prossimo rialzo nel meeting di giugno del FOMC. L'euro-dollaro è particolarmente forte in giornata, ben al di sopra di 1,10, con picchi fino a 1,1050. Con questo è proprio tutto. Buon trading!